buongiorno a tutti, grazie di essere qui per la Capri Fashion Night, la Beautiful Fashion Night in Versilia. Prima di parlare degli eventi vorrei spiegarvi un attimino chi siamo, chi è la Beautiful Fashion System. La Beautiful Fashion System è un'azienda che è nata 16 anni fa per offrire servizi al mondo della moda. 8 anni fa abbiamo capito che dovevamo andare oltre i servizi perché è cambiato il mondo, è cambiato anche il mondo della moda, sono cambiate le figure, è cambiato effettivamente il mercato. Io dico effettivamente un cambiamento epocale, lo chiamo, per cui abbiamo pensato di aggiungere servizi e anche soluzioni vere per il mondo della moda. E in che modo abbiamo pensato di farlo? Creando un format nostro che è giunto all'ottava edizione, la prima nell'isola di Capri, l'ottava in Versilia, in Beautiful Fashion Night, e questi 8 anni ci sono serviti per studiare la moda, cioè è stato veramente un test, volevamo capire quali erano le vere esigenze del mondo della moda e come era cambiato. Giunti all'ottava edizione ci siamo chiesti che cosa è cambiato ulteriormente nel mondo della moda, cioè cosa dobbiamo offrire di più. Per cui abbiamo detto dobbiamo cambiare qualcosa. Vi faccio vedere intanto un filmato di che cos'è Beautiful Fashion Night, così dopo vi spiego. Benvenuti alla Beautiful Fashion Night, una sfilata speciale nella riccione delle tendenze. Madrina di questo evento, la splendida Manuela Arcuri, sulla passerella abiti, accessori e costumi glam chic per un look total beach. Da Just Quillo, buona visione a tutti! Fashion Night, già che si intitola così questo evento è proprio è veramente tuffarsi nel mondo della moda per una notte intera. Sono la madrina questa sera, sono venuta qui a Riccione e sono felice di vedere queste sfilate, perché poi sono la prima che mi piace, sono interessata a vedere le novità della prossima stagione, perché come tutte le donne siamo un po' vanitose, quindi mi piace seguire attivamente quello che succederà. Ecco, come vedete Beautiful Fashion Night è diventato un evento nazionale, cioè è partita con una finalità precisa per le aziende, ma in realtà è un format che ci ha permesso, e questo insomma ci inorgoglisce di diventare un format nazionale. Siamo andati sulle reti Mediaset, Rai, Sky, 180, in 40 paesi in tutto il mondo, per cui Beautiful Fashion Night ha un'identità molto forte in Italia. L'ottava edizione doveva cambiare qualcosa, abbiamo avuto un'intuizione importante. Cioè il prodotto sì è importante, ma dobbiamo raccontare la storia. Al giorno d'oggi dobbiamo seguire un po' i grandi brand, e così come abbiamo fatto in passato con l'aggregazione, quindi dare una vetrina e internazionalizzare il prodotto, adesso così come fanno i grandi brand è importante raccontare quello che c'è dietro l'azienda, cioè la storia dell'azienda. Le mode passano, ma come diciamo noi le storie rimangono. E fondamentale era la partnership che abbiamo creato con Eccellenze Italiane del giornalista Piero Muscari, che è uno storyteller di storie di coraggio, di passione, di identità dell'Italia che vale. Lui racconta le eccellenze italiane, la moda è un'eccellenza italiana. Infatti adesso gli passo la parola, così vi spiega bene in che modo realizzeremo questo, insomma, questo racconto della storia delle aziende. Tra l'altro, scusa Piero, ti interrompo perché abbiamo la sorpresa di un collegamento col sindaco di Capri. Buongiorno, è collegato in diretta in conferenza stampa. Io farei un applauso al sindaco. Ci sente? Grazie, grazie. Niente, io la ringrazio davvero di questo intervento, per cui insomma voleva fare un saluto e io vorrei che parlasse al pubblico perché so che ci teneva. Noi siamo onoratissimi di ospitarvi qua a Capri per questo vostro incontro, che testimonia ancora una volta la bontà del nostro territorio, ma soprattutto la passione e l'affetto che gli altri hanno verso questo Capri. Di più, so che svolgerete il vostro incontro alla Certosa di Capri, che esatto, è il nostro simbolo praticamente per quanto riguarda la cultura e la storia del nostro territorio. E quindi sarà un piacere ospitarvi, vi auguro sicuramente un buon lavoro, ma soprattutto vi auguro che il lavoro venga poi ricompensato dalla possibilità di visitare il nostro territorio e di ricevere la giusta accoglienza che meritate.
De Martino, le faccio fare una domanda, vuole fare una domanda al giornalista Piero Muscari di Eccellenze Italiane. Sì, sindaco, buongiorno. Certamente le eccellenze italiane sono anche i luoghi dell'Italia, no? Famosi nel mondo che almeno ogni persona in giro per il mondo vuole venire almeno una volta nella vita a visitare. Capri è fra questa, volevo chiederle, Capri è stato spesso set cinematografico ma anche dei brand della moda. Ecco, quanto è importante consolidare questo rapporto e fare in modo che ci sia continuità rispetto a questo legame che si è creato negli anni e che però non è sempre costante, appunto, tra Capri e il mondo della moda. Ma è importantissimo consolidare questo rapporto, perché ben sapete che da Capri sono partite idee sulla moda che hanno trovato poi riscontro in tutto il mondo. Personaggi internazionali di importanza enorme venivano spesso a Capri proprio per arricchire il loro guardaroba con abbigliamento particolare e personalizzato. Ed era questo un nostro fiore all'occhiello dell'artigianato sulla moda internazionale. E quindi le riviste, i libri sono pieni di personaggi del mondo della cultura, dello spettacolo, che venivano a Capri per poter trovare una qualcosa di diverso e di unico. E perciò questo incontro, l'eccellenza che voi sicuramente porterete, riporterete a Capri, troverà sicuramente il giusto riscontro a quella che è stata la vostra iniziativa, che noi condividiamo e anzi vi ringraziamo. De Martino, la ringraziamo, io le faccio fare un altro applauso. È stato davvero gentile. Ci vediamo a Capri il 27 maggio. Con piacere, sono io che applaudo voi, vi ringrazio, vi aspettiamo e sarà l'occasione per stringere ancora una volta i rapporti con le vostre organizzazioni. Grazie ancora, arrivederla, arrivederci. Arrivederla, Lena. Buon lavoro a tutti. Grazie. Passo la parola a Piero. Bene, grazie davvero a tutti, per me è un piacere, un onore poter essere qui a fianco a Pasquale. Intanto applaudo a questa iniziativa, che è un'iniziativa, se vogliamo, giovane, no? Spesso i giovani nella nostra Italia vengono descritti non nel modo migliore possibile, ma questo vale per molti altri pezzi d'Italia che non sono raccontati, e per questo faccio questo mestiere. E ho iniziato a girare l'Italia, ad intercettare storie di eccellenza italiana, non le solite eccellenze, perché anche qui l'Italia, anche sulle eccellenze, è sempre stata raccontata con 3, 4, 5, 6, 7 nomi, anche gloriosi, per carità, Della Valle, Enzo Ferrari, sono gloriosi come nomi, però non ha reso giustizia questo racconto a tutta un'altra Italia, fatta di 8.000 comuni, con tante diversità. La forza dell'Italia nel mondo è che abbiamo un'Italia piccola ma diversa da nord a sud, e nella diversità dell'Italia c'è la bellezza dell'Italia. Per questo, ecco, vorrei fare qualche riflessione in più proprio sullo storytelling, sulla potenza di questo lavoro, che appunto sono andato per strada personalmente a verificare, trovando storie che non erano conosciute e sentendo sulla mia pelle la potenza della storia di uno sconosciuto. Vediamo sempre invece Coca-Cola come a un certo punto, grazie ad una provocazione che gli arriva da Pepsi sui social, che la prende in giro, riesce a fare un colpaccio sul mercato dei social, che voi sapete oggi condizionano tantissimo. Qui sostanzialmente Coca-Cola esce con questa lattina e scrive: vi auguriamo un Halloween spaventoso, e allude all'idea che appunto l'abito che Pepsi ha addosso, quello di Coca-Cola, sia un abito spaventoso e che quindi Coca-Cola possa essere spaventosa. Il marketing di Coca-Cola cosa fa? Incassa e non reagisce? No, ha una trovata geniale, reagisce nel modo migliore possibile, lo fa ribaltando la storia, guardate la potenza delle storie, e ribatte con questa slide successiva di comparazione. E Coca-Cola dice a Pepsi, mettendo a fianco le due lattine: tutti vogliono essere degli eroi.
ribalta totalmente la posizione usando la stessa lattina, gli stessi ingredienti e cambiando totalmente la storia. Come dire, quel mantello che hai messo sulla tua lattina in realtà è il mantello del supereroe, e il supereroe sono io, e tu stai solo cercando di imitarmi. Oltretutto dice la cosa che da sempre sul mercato di questi due competitor il mercato percepisce e sa, quindi forse la storia più forte che tra Coca-Cola e Pepsi c'è, quindi attenzione, risponde col DNA della storia dei due. E vedete come le storie fanno la differenza, forse il marketing più forte e più profondo è questo. Se vediamo l'altra slide, la storia della moda. La storia della moda è fatta da facce, da nomi, che evidentemente hanno fatto più che una sfilata per affermarsi e per rimanere addirittura nella memoria. Chiaramente uso una faccia forte, importante, è uno dei tre grandi che ci fa parlare oggi di grande moda italiana. Erano in tre, in quella Milano da bere degli anni Ottanta, uno di questi tre, a parte Ferré e Valentino, era proprio Gianni Versace. Ho avuto l'onore e il piacere di intervistare Santo Versace qualche anno fa e gli ho chiesto di dirmi qualcosa di Gianni, sentite come mi ha risposto. Gianni Versace è la rappresentazione del sogno e di un ragazzo che ha sogni e realizza tutti i sogni e va oltre la realtà dei suoi sogni. Li supera. E vedete come sottolinea, parla di sogno che rimane centrale e della capacità di andare oltre quel sogno, realizzando tutta una serie di cose, perché Gianni non disegnava solo vestiti, lo sapete, no? Gianni è stato un artista a 360 gradi e questo ha fatto della sua storia una storia assolutamente speciale, ma è stato straordinario a farla raccontare, a raccontarla questa storia. Ecco, qui ho messo la solita intervista, è un'altra riflessione che voglio girare ai colleghi giornalisti e a quello che accade spesso sul mercato. Quando diciamo storytelling, vogliamo in qualche modo andare oltre l'intervista classica che spesso è fatta, ecco, da un microfono, magari, per carità, anche un bravo giornalista, un cameraman. Lì ci dobbiamo chiedere che cosa si sta comunicando. Dal mio punto di vista non abbastanza, è il tipo di leva che vorremmo utilizzare a Capri, che vorremmo utilizzare con Beautiful Fashion System, cioè arrivare all'evento avendo capito chi sono le aziende che stiamo portando sul palco e portando sul palco insieme alle modelle una serie di soluzioni di racconto che possono sostenere in qualche modo l'abito, la modella, la sfilata, il brand. E quindi non la solita intervista, ma l'intervista dell'anima. Ecco, io personalmente ci ho messo solo la mia sana curiosità, perché poi io penso che la comunicazione, soprattutto quella audiovisiva, non mente. Quindi se ti emozioni si vede, se non ti emozioni si vede. Se sai emozionare si vede, se non sai emozionare si vede. Se chi sta intervistando si emoziona, si vede, si sente. Se non si emoziona, si vede e si sente. Quindi questo è un mestiere da questo punto di vista che deve essere fatto anche con molta onestà, con molta etica. Vi faccio vedere un pezzettino di un'intervista di quelle che ho girato nell'ultimo anno per realizzare questo volume, che oltre ad essere poi stata trascritta nel volume, ha avuto un'intervista che è durata 40 minuti, questa è una piccola sintesi. Sentite come Heinz Becker racconta se stesso, il suo incontro con la città di Roma, tre stelle Michelin, probabilmente lo chef più importante che abbiamo in Italia, un tedesco, ma è uno dei migliori cultori dell'italianità invece, pur essendo tedesco. Sentiamo come si racconta. La storia di Heinz Beck è la storia della pergola del Rom Cavaliere, una storia che mi accompagna adesso da 23 anni e non penso che andrò in un altro paese ancora, perché Roma ormai è la mia vita, è la mia casa, dove mi trovo benissimo, e poi il primo amore non si scorda mai. Che cosa cerca l'italiano in un ristorante? Quando tu vedi il primo piatto che ti arriva, che ti emoziona, che lo mangi, che ti appaga il palato, queste emozioni non mentono, perché l'emozione è sempre vera. Non cerchiamo di diventare un paese come l'America, perché non vogliamo neanche diventare. Noi dobbiamo essere noi, ma essere noi, e dobbiamo seguire il nostro sogno. E si può avere un sogno attraverso coloro che sono riusciti a realizzarlo. Qualcosa può cambiare se noi il nostro futuro prendiamo in mano, ci alziamo e cominciamo a correre. Si può fare. E se penso io che si può fare, ci sono sicuramente tanti altri
che anche loro pensano si può fare, e a questo punto perché non lo facciamo insieme? Ecco, vi è arrivato qualcosa di questo chef, cioè vi arriva la passione, cioè il perché un 3 stelle Michelin, lo capiamo sentendolo parlare perché è diventato 3 stelle Michelin a Roma. Bene, il mio compito era provare a fare, ecco, con voi una riflessione, condividere questa cosa, capire se vi torna, se siete d'accordo che questo davvero è oggi è un tema del paese, forse è una delle azioni attraverso la quale possiamo vincere di più le due sfide mondiali, quelli della globalizzazione e quella digitale. Beh, direi che ho finito, Pasquale, resta semplicemente quest'ultima slide che vi fa vedere in anteprima quella parte di palco, diciamo, che sarà gestita da due donne intanto importanti della televisione e cinema. Roberta Morise è giovane, ancora all'attivo una trasmissione che è legata al mondo dei motori, però l'abbiamo scelta perché Roberta è anche una che sta usando il racconto del mondo dei motori a fianco alle location, ai luoghi, e che quindi ha capito questa dinamica di mettere insieme un contesto a fianco a un prodotto, e questo programma è fortunato anche per questo. L'altra è Maria Grazia Cucinotta, lanciata da Troisi col film Il Postino, certamente una che sa cos'è l'emozione, che in quel film certamente è riuscita a farla passare, ed è oltretutto partita proprio anche come modella, quindi conosce questo mondo della moda, può aiutarci a raccontare bene questa cosa. Io proverò a metterci un po' di questo mio mestiere, di curiosità, volontà di fare delle domande aperte che possano dare ai titolari d'azienda l'occasione di raccontarsi. Ecco perché questo evento punterà tantissimo sullo storytelling e nei prossimi anni cercherà di far parlare di sé esattamente su questo tema, cioè il fatto di portare trasparenza e potenza della storia in passerella e non semplicemente un design, che certamente è importante, però capire come nasce può fare la differenza. Grazie Pasquale. Grazie a te Piero. Io intanto volevo ringraziare anche i nostri partner che ci permettono di realizzare questo evento, che è la Prost Group Italia, la Capri Med, che è un'importante agenzia caprese senza la quale effettivamente la logistica è molto complessa sul posto, Couvage e Bluestone, che sono effettivamente in realtà grazie alle quali riusciamo a realizzare questo evento. Volevo presentarvi i miei soci, perché io ho presentato la Beautiful Fashion System, ma non ho presentato i miei soci, vedete i nomi davanti, Andrea Ballato e Aldo Godino, e che noi tre siamo la Beautiful Fashion System. Abbiamo avuto tra l'altro una sorpresa, sono venuti stamattina da Roma, quindi le vorrei qui di fianco a noi, Marianna Rodriguez e Grazia De Torre, sono venuti da Roma apposta per noi, fare un applauso, insomma, se venite qui di fianco a noi. Loro saranno due madrine che avremo a Capri, per cui insomma davvero siamo molto felici di averle qua. Se volete fare delle domande, noi siamo a disposizione per voi. Ma semplicemente prego. Quando sarà l'evento a Capri? Il 27 maggio alla Certosa di San Giacomo. 27 maggio? Sì, sarà tra l'altro un evento molto suggestivo, perché è il monastero più antico dell'isola, l'abbiamo scelto perché è molto caratteristico. Ci sarà una cena di gala, per cui l'evento sarà, dopo l'evento seguirà un'importante cena di gala, premieremo le eccellenze italiane, quindi abbiamo voluto inserire le eccellenze italiane perché la moda è eccellenza, ma anche dare valore alla donna grazie a un'associazione importante che è Profilo Donna. Io volevo fare una domanda a Grazia e Mariana, chiedendoli, sono due sicuramente modelle quotate, vengono dal mondo della moda, ma le abbiamo conosciute, diciamo, a livello di grande pubblico, perché hanno partecipato una all'Isola dei Famosi, l'altra Grande Fratello VIP. Quindi questi due mondi, la moda, la televisione, quale dei due vi piace di più o in quale dei due vi identificate meglio? Allora, per me sicuramente il mondo della moda, perché la moda è arte, è quello che disegni, quello che crei, è ben diverso. Cioè, io amo la moda, ma non solo per i vestiti o per gli oggetti, ma amo anche disegnare, anche dietro, insomma, dietro le scrivanie. E questo è bellissimo, creare è una cosa stupenda. Invece la TV è molto più... sono due contesti totalmente diversi. Infatti in moda devi parlare di marketing, come fare per vendere un prodotto, che cosa fare, che cosa non fare. È tutto molto fondamentale. Penso che ho imparato tanto dalla moda. Se penso che tutto è un mondo fatto di artisti,
penso che per la moda, anzi per la televisione, magari la moda è un mondo un po' più superficiale, invece nella televisione puoi esprimere la persona, puoi trasmettere la tua passione alla gente in un modo diverso, puoi arrivare in un modo diverso, più vicino. Io adoro la moda, è quello che mi ha dato l'opportunità di arrivare anche in televisione, perché per chi non lo sappia io sono un architetto, ho studiato arte, quindi mi considero un artista, non mi considero né modella né conduttrice. Continuo a studiare e amo il mondo dell'arte e esprimere, e quello che mi piace di più, che mi piacerebbe di più, è far vedere alle persone quello il mondo in un mondo diverso. Cioè magari noi modelle veniamo giudicate per un modo, no? Perché stiamo esprimendo magari una cosa fisica, però dopo, se ad esempio faccio un film, vi posso mostrare quello che io sento, quella mia passione in un modo diverso. Quindi non è giusto giudicare una persona di un modo o dell'altro, siamo tutti artisti e penso che siamo tutti capaci di esprimerci in un modo o in altro, però entrambi sono giusti. Grazie. Come diceva prima anche il signor Piera, è come dare voce anche a nomi diversi, no? Siamo sempre abituati a vedere recensioni di Bravissima. Versace, Miu, Bravissima. Cioè bisogna anche guardarsi un attimo intorno e non focalizzarsi sempre sui soliti nomi, insomma. Infatti non a caso il nome dell'azienda Beautiful Fashion System, cioè uno dei nostri valori fondamentali è proprio sistema, cioè abbiamo capito che creare rete al giorno d'oggi, a parte i big ormai seguono un loro percorso, non ne hanno bisogno, ben definito, ma abbiamo capito che la fascia davvero è più ampia, che quella che poi ha il prodotto davvero, no, di qualità, è quella che sta soffrendo la saturazione del mercato, la contrazione del mercato, e se non si crea rete diventa davvero dura. Quindi Capri, la scommessa di Capri è proprio questa, cioè dare voce a loro. Vi ringraziamo di essere stati qui, insomma, speriamo di vederci a Capri a questo punto.